Non so se lo sapete, ma Sam purtroppo si è infortunato ieri. Buona guarigione, mister. Vinceremo questa partita per te. Per Samuel, per Samuel! Ok ragazzi, com'è andata secondo voi la partita di sabato? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, magari? Potevamo giocare di più, c'erano anche meglio. Potevamo giocare meglio, cosa intendi? Cioè, passarcela di più e anche di montagnano. Ok, Tiago? E sottoporta c'è un po' più di finalizzazione. Abbiamo sprecato qualche punizione da gol, visto che i nostri attaccanti hanno un bel tiro. Ok, diciamo potevamo essere un po' più incisivi. Molto bene, beh, io non devo neanche parlare. Vi siete detti tutto da soli? Allora, una cosa che ci tengo a dirvi è: non dovete avere assolutamente paura di andare a prendere la palla. È uno sport, non è la guerra, non è, perché lo sentirete, guerra, battaglia, non è guerra e battaglia. È uno sport, ok? Per fare lo sport bisogna anche azzardare. Quindi, se voi ritenete che è la situazione corretta andare a prendere la palla, perché magari non si può sempre buttare via, anzi io partirei più da giocarla piuttosto che buttarla via, provate. Come mai secondo voi non siamo andati bene e abbiamo perso 4 tempi su 4? Dobbiamo fare il test atletico. Chi risponde correttamente non fa il test atletico, tanto non risponderà bene nessuno. Uno a testa. E magari tendevamo ad andare, cioè correre in avanti, e quindi ci fermavamo più da una parte della metà campo, quindi non c'era nessuno che tornava e magari mettevamo in difficoltà gli altri compagni. Secondo me abbiamo avuto sempre un concetto e dovevamo fare sempre quello. Ok. Che ci, dopo il gol subito ci scoraggiavamo. Avevamo paura in difesa di prendere la palla e soprattutto okay. Dobbiamo migliorare in certe circostanze lì davanti. Vi dico già che farete tutto il test atletico. No! Il più, quello che ci è andato più vicino è Giulio. No. Perché non c'eravate? Non c'eravate quando? Sabato, quindi Giulio. Tutta la settimana e sabato. Non ci siete stati tutta la settimana. Abbiamo fatto allenamento in 6 martedì, in 6, 7 con Francesco, che è un 2013. Ragazzi, ci siamo. Non è cambiato nulla. Io adesso sono tornato. Voglio che continuiamo il nostro percorso. Mi raccomando, l'importante, ovvero l'obiettivo in ogni partita è divertirsi. Siamo dei ragazzi, quindi in primis ci tengo che voi vi divertiate. Poi viene il risultato e viene tutto qua, ok? Però se giochiamo di squadra, giochiamo di gruppo e ci crediamo, il risultato arriva e viene, ok? Questo deve essere lo spirito in gioco, questo deve essere lo spirito di squadra. Voglio che vi divertiate, voglio che ci diate e ragazzi, come potete vedere, io non ho la fortuna di giocare a calcio, quindi dovete farmi vedere che giocare a calcio è bello proprio per quello, perché ci si può divertire, perché avete la fortuna, ora che io sono messo in queste condizioni, ve lo dico, di poter giocare, e quindi vi dovete divertire, e non potete non divertirvi, e non potete non dare il massimo, perché io vorrei dare il massimo, ma purtroppo non posso. Questa settimana vi siete allenati bene, l'allenamento di ieri soprattutto mi è piaciuto perché avete fatto tutte le cose che abbiamo detto, dal ruolo difensivo, quindi dal difensore centrale fino alla palla verticalizzata sulla punta, avete fatto tutti i movimenti di squadra nei momenti giusti che sono quelli che poi in partita dobbiamo mettere dentro oggi. Quindi oggi quello che vi chiedo, importantissimo, proviamo a fare le cose che abbiamo fatto in allenamento. Noi adesso chiederemo se 3 o 4 tempi, però io sono sempre dell'avviso che più giochiamo meglio è, quindi io sono per l'avviso di fare 4 tempi, così giocate di più tutti, entreranno, quindi state tranquilli. Ok? Siamo carichi? Sì! Dai, forte, in gioco! Pari o dispari? E buttiamo le giù. Dispari. Palla a campo, guarda. Dai, scambiate il 5, dai, scambiate il 5, dai. Vedo troppi che si distraggono, anche se non sono in possesso di palle, è lì il momento da stare concentrato, perché devo andare nella posizione giusta. Quindi movimento senza palle è importantissimo, ok? Dai. Oggi, domani, per sempre, forte noi! Andiamo! Siamo! Dai! Sì, ora! Ce l'hai! Bravo, Peter, tienla! Dai, Peter! Bravo, proteggi. Sì, calma. Bravo, vai Peter!
Va bene ancora! Bravo! Brava! Dai! Sì! Sì, Peter! Sì, Peter! Vai, Peter! Madonna, ma chi è Peter? Vai, Peter! Ma tira la faccia! Bravo! Va bene, va bene, va bene! Bravo, Paolino! Ehi! Alzati! Alzati! Forte! Buona! Bravo! Bravo, Giuseppe! Calma! C'hai fra in mezzo! Buona! Bravo, Fra! Dai Peter! Grande! Sì Sofì, bravi! Ancora! Non guardare! Manu, veloce! Manu! Ce l'hai! Ce l'hai! Bravo Paolo! Sì! Tantissimo! Bravo Giuseppe! Metti giù Peter, vai! Vedi Jupiter, vai! Bravi Peter! Grande Peter! Dai, bravi! Bravi! Tira! Va bene, bravi! Tripletta! Va bene! Sali! Bravo! Calma Sofì! Bravo Marci! Sì! Grande! Bravo Peter! Dai! Forza! Ancora, solo, tira Peter! Sì, ce l'hai! Ancora, sali! Anche al tiro! Guarda! Bella! Bravi! Allora ragazzi, mi piace veramente tanto come stiamo interpretando la partita. Molto, molto bene. Ragazzi, se non concediamo spazio e se come stiamo facendo nel primo tempo, come sta facendo Manu, Sofì, tutti quanti, aggrediamo subito, ragazzi, non tirano mai in porta. Palla scoperta, appena si gira dobbiamo attaccare. Ok? Appena parte il pallone. Secondo tempo, resettiamo, continuiamo così. Ok? Dai che ce la portiamo a casa, forza. Sì. È caldo. Forza! Guarda che prendi freddo. Bravo Cri! Sì! No. Va bene! Dai! Buona! Dai! Non si gira! Gioca! Bravo Tiago! Ora metti pressione! Sei a centrocampo, eh? Peppe! Sì! Sì, buttalo qui! Vai Tecri! No, sono 10! Gioca! Ora gioca! No. Meglio! È troppo alto, ma stai Dai Tiago! Bravo! Bravo! Sì! Bravo, dai che non si gira! Bravo Manu, questa è la copertura giusta! Vai Marci! Sì, Peter, tira! Solo! Ce l'hai in mezzo! Ce l'hai! Solo! Ancora! Al tiro, amore mio!
Al tiro, amore mio! Va bene! Va bene, chi? Chi va? Dai, 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 dai! Oh! Solo! Ce l'hai Cree, ce l'hai Cree! È andato Cree! È andato Cree! Bello! No! Gran palla, Giulio! Gran palla! Bella! Cristian, vieni qua! È andato Giulio! Bravo, Giulio! Bravo! Solo! Ma perché non sta? Vai, vai, vai! Va bene, va bene, va bene, va bene! Solo! Ce l'hai! Anche al tiro, Tiago! Anche al tiro! Giulio rimani! Giulio rimani! Bravo, Tiago! Bravo, Cree! Come sai fare, Cree? Come ti ha insegnato papà, Cree? Bello! Bravo! Cree, va bene! Sì. Buono, bravo, Diego, buono, buono! C'è la Sofia! Bella! Bravi, 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 buono! Siamo partiti un po' sottotono e abbiamo rischiato molto, perché inizialmente stavano giocando meglio loro. Poi ci siamo ripresi, piano piano. Ok, abbiamo avuto anche un po' di fortuna. L'unica cosa che non mi piace in questo secondo tempo è che stiamo giocando da soli. Ragazzi, questo è uno sport di squadra, cioè siamo una squadra. Adesso interpretiamo bene questo terzo tempo e andiamo a portarcela a casa anche questo. Dai, col sorriso che stiamo facendo una gran partita, Dai. Dai, è forza! Oh, qui. Bravo! Buono, Giuse, buono! Mi devi ascoltare. Io non ti voglio dare addosso. Non ti voglio urlare, non lo farò mai. Non ti darò mai addosso. Quando ti chiamo, ascoltami. Perché ti voglio parlare, non urlare. Io non ti urlerò mai. Ti parlerò. Perché capisco i momenti, capisco la frustrazione, capisco. Però io sono qua per risolvere i tuoi problemi. Hai capito? Qualsiasi cosa me lo dici a me. Devo essere un mister e un amico. Gioca Diego, bravo, ancora, fai un giro. Bravo, anche al tiro. Sì. Va bene, va bene, va bene, va bene. Bravo. Buono. Grego, Giulio. Vai Giulio. Mamma mia, Manu. Mamma mia, Manu. Dai che non va via da lì. Solo. Metti pressione. No. Tira! Malu! Bello! Bravi, 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 bravi! Bravo! Non calcia, non calcia, non calcia, non calcia! Solo, arriva! Bravo! Bravo, Marce! Stai lì, stai lì! Sali, alzati, alzati! Uno e mezzo. Sì, io. Verde. Bravo. Bravi. È da vista. Sto tempo,
Bravi! Bravissimi tutti, vi faccio nuovamente i complimenti. Abbiamo portato a casa anche questo terzo tempo. C'è poco da dire, oggi abbiamo fatto veramente bene e abbiamo fatto la nostra gara. Finiamo in bellezza, ok? Quindi, se ne avete ancora nelle gambe, ditelo, diamo tutto. Diamo tutto. Non voglio perdere neanche un tempo, ok? Diamo tutto. Dai, dai. Arriva! E mister Calamosca offre una pizza! Sono qui a guardare questi ragazzi, devo dire che vederli è sempre uno spettacolo. Faccio i complimenti a tutti e forza enjoy sempre. Sempre. Sì, 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 ora! Bravo Cri! Oh, oh, Cristian! Cristian! Anche il gol di Sofia, mister, per insegnare a tutti. Ma non è quello che filma. Sì. Non è vero, non è vero. Non è vero, numero uno. Favoloso. Colpa del padre. Cavolo! Aspetta, prendi, aspetta. Calma, Marci! Solo! Puntalo, puntalo! Solo! Uno, due, tre! Dai, raga! Solo, solo! Solo! Ce l'hai! C'è un tipo d'errore. Finita! Mamma mia! Allo scadere! Signori, signori, sono ritornato. Siamo ritornati. Settimana molto importante. Posso dirlo? Sono ritornato io e vi ho fatto tre punti. C'è il papà di Samuel qua. Taglia. No dai, parti scherzi, partita bella, molto bella, i ragazzi hanno reagito veramente bene e niente, sì, hanno fatto un bel sacrificio, ma perché? Ma perché io ci tengo a questi ragazzi, ci tengo a questo progetto, come tengo ovviamente a quello che è tutto il lavoro che abbiamo iniziato da ormai tre mesetti da questa parte. Inizia a fare freddo, si iniziano a vedere i primi risultati, grandissime prestazioni da parte dei nostri giocatori che seguono quello che gli diciamo. Abbiamo detto di interpretare bene la partita, di entrare bene, subito convinti, non concedere spazio, ed è quello che hanno fatto. No prof, che ne dici? Poi facciamo parlare anche un altro infortunato, signore, scusate che... Poverino, prego. Siamo prego. I due. Tuo fratello ha giocato bene. Sì, mio fratello ha fatto una gran partita, è arrivato anche... E ricordiamo tuo fratello, eh? Mio fratello è Emanuele Ambrosini, numero 4, ha fatto una bella partita ed è arrivato anche il suo primo gol. Sì, abbiamo interpretato bene la partita, come diceva Sam, e siamo contenti del risultato perché chiaramente fa la sua parte, a parte tutto cerchiamo di giocare bene, ma comunque di avere un riscontro anche a livello numerico. Quindi sì, hanno giocato bene. E sicuramente abbiamo visto qualcosina che c'è da migliorare in settimana, infatti ci siamo già confrontati con i mister, ma siamo qui per questo, quindi non vediamo l'ora di metterle in pratica. Sì.
e di sentire anche il feedback dei ragazzi, che comunque anche quello è importante, sì, per capire su quali aspetti lavorare. Poi sì, abbiamo il nostro mental coach che ci spiegherà cosa lavoriamo gestirli dal punto di vista mentale. Prossima settimana vediamo, questa settimana abbiamo lavorato sulla concentrazione, soprattutto per quanto riguardava alcuni ragazzi che tendono a distrarsi. Direi che abbiamo avuto anche di buoni risultati in partita, quindi facciamo anche yoga, non solo non solo calcio. Ragazzi, non ci interessa più di tanto la vittoria o non vittoria, perché la vera vittoria sarà la fine di questo percorso che riusciremo a constatare tramite appunto questo progetto, quanto i ragazzi siano migliorati, quanto i ragazzi siano cresciuti rispetto a un anno calcistico. Niente, detto questo, vi aspetterà un prossimo episodio di Fuoco e salutiamo Papà Africa. Come hai visto tuo figlio Peter? Come ha giocato? È ancora emozionato. Mio figlio Peter ha giocato bene. Devi continuare sempre così. Se io contento, anche gioca come Samuel, contento con me, tutti e due figli. Hai fatto bene, sempre va avanti così. Ciao. Detto questo, signori, ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, supportate questa serie. Se vi piace, lasciate un commento, fate sapere cose da migliorare e quello che vi piace di più di questa serie. E ci vediamo al prossimo episodio. Dal Enjoy è tutto. Ciao.